Sigma Sofia Onlus e un testimonial UNICEF. Allora, innanzitutto grazie a Gennaro e a tutti gli amici per l'invito ricevuto. Per la mia esperienza sul tema della cosiddetta disabilità, diciamo in accordo con la nostra collega che ha parlato prima di me, volevo sottolineare questo fatto che veramente secondo me è anacronistico, no? Nel 2013, cioè è anacronistico parlare ancora di disabilità, che poi oggi è stata diciamo modificata con questa parola, è stata sostituita da diversamente abile. Però io volevo soffermarmi un attimo prima sulla parola disabilità. Disabilità vuol dire non abile. Ma non abile in cosa? Non abile ad emozionarsi? Non abile a comunicare? A comunicare poi in che modo? Nei modi in cui la nostra società, così come è fatta, vuole che noi comunichiamo, ma è la nostra società il vero grande disabile. Quindi iniziamo a sostituire le parole con le parole giuste. Disabile non funziona, è una parola che deve essere cancellata dal nostro vocabolario. Altrettanto lo è diversamente abile, perché io sono diversamente abile da lui, così come lui è diversamente abile da lei. Siamo tutti diversamente abili. Se poi ci vogliamo soffermare a guardare la disabilità come un'incapacità di ognuno di noi, ma di ognuno di noi, a superare degli ostacoli, io posso dire che sono disabile perché fumo, per esempio. Quindi sostituirei la parola disabile, la parola diversamente abile, con una nuova parola che è superabile. Perché superabile? Perché una persona che ha una patologia motoria, per esempio, trova delle difficoltà, degli ostacoli enormi in questa società, ostacoli che sono prima di tipo psicologico e poi architettonico. Quindi le barriere architettoniche che delle persone che hanno delle patologie motorie, che stanno magari su una sedia a rotelle, hanno prima di tutto un ostacolo che è quello mentale da parte della società, che si traduce evidentemente una concretezza che sono le barriere architettoniche, perché chi costruisce non tiene conto dell'esistenza di una parte che non ha la possibilità di potersi muovere come magari chi invece non va in sedia a rotelle. E poi siccome io cerco di attenermi moltissimo alla scienza, no? In particolare alla meccanica quantistica. Questo secondo me è un dato importantissimo che dovremmo tenere tutti conto. La meccanica quantistica oggi cosa dice? Dice che tutto è atomicamente legato. Cosa vuol dire? Praticamente vuol dire che io sono direttamente con gli atomi che compongono il mio corpo, sono direttamente collegati a quelli che compongono questo bicchiere, a quelli di Gennaro, a quelli di tutti voi, e siamo tutti uniti. Quindi in questo senso potremmo dire che secondo quella visione scientifica, attenzione, dico scientifica perché è scientifica, non è filosofica, possiamo dire che in base a quella visione non esiste separazione tra me e te e quello, l'aria, le stelle, i pianeti, l'inquinamento, il giorno, essendo tutto collegato, siamo un unico corpo, quindi io sono una tua funzione, tu sei una mia funzione. Quindi essendo parte di un unico corpo, a questo punto le etichette non servono, sono inutili, servono piuttosto, molto spesso, purtroppo, per riscontri oggettivi che abbiamo avuto modo di verificare negli anni, servono a chi ha bisogno di strumentalizzare la sofferenza. Questo è purtroppo un dato che ancora oggi ci troviamo di fronte continuamente. Io come direttore artistico di una Onlus che si occupa anche di cosiddetti diversamente abili, io sono stato più volte avvicinato da personaggi, e non voglio generalizzare perché logicamente non bisogna mai generalizzare,
che sono per esempio in ambito politico, no? Che mi hanno chiesto esplicitamente di voler accettare dei finanziamenti, però in cambio di consulenze che però lui mi avrebbe poi indicato quali erano i consulenti da pagare, per esempio. Ripeto, non voglio generalizzare perché poi c'è politico e politico, però cioè, non se ne può più, basta, iniziamo a cambiare la società, ma facciamolo noi. E è arrivato il momento, se non lo facciamo adesso, quando lo facciamo? Grazie. Allora, parole molto forti quelle di Alessandro Ferrara, belle, perché comunque hanno sottolineato l'importanza di non avere etichette e quindi di superare tutto quello che poi sono i preconcetti, i pregiudizi e le eventuali stigmatizzazioni che esistono. E, diamo la parola adesso a il dottor Luciano De Leonardis non è potuto venire per motivi di lavoro.